esperti di disturbi dell'alimentazione circa la loro esperienza clinica in questo periodo di emergenza coronavirus riguardo alla cura di pazienti che sono affetti da una problematica alimentare. Siamo qui oggi con il dottor D'Allegrave, medico endocrinologo psicoterapeuta, la dottoressa Simona Calugi, psicologa psicoterapeuta, la dottoressa Sara Bertelli, medico psichiatra, la dottoressa Lertola, medico dietologa e la dottoressa Ramponi, dietista. Per prima cosa vi ringrazio tutti per aver accettato l'invito. Partiamo con appunto alcune domande e alcune riflessioni, ecco, che sia uno scambio di riflessioni. La prima domanda è: quali sono i problemi che in questo periodo emergono maggiormente nella cura di pazienti con disturbo dell'alimentazione? E do la parola al dottor D'Allegrave. Beh, grazie. È una domanda complessa che richiederebbe anche una risposta molto articolata. Comunque, direi che ci sono dei problemi che affliggono tutti noi, insomma, che sono l'isolamento sociale, quindi l'interruzione spesso delle relazioni interpersonali, di poter uscire, la paura dell'infezione, che comunque volente o nolente un po' abbiamo tutti, e quindi tutti dei comportamenti di precauzione che dobbiamo tutti tenere, sia per proteggerci sia per proteggere gli altri. E poi ci sono dei problemi specifici, sia generali per chi ha un disturbo mentale, quindi problematiche psicologiche, e disturbi e problemi specifici legati, direi, alla psicopatologia del disturbo dell'alimentazione. Problemi generali che affliggono tutte le persone con disturbi mentali sono che chiaramente, inevitabilmente, c'è una carenza di trattamenti disponibili sia a livello ambulatoriale e sia a livello intensivo, residenziale. Molte strutture, per esempio, non accettano più pazienti, e questo affligge non solo i pazienti con disturbi dell'alimentazione, ma anche le altre persone che hanno disturbi mentali, insomma. Purtroppo. E poi ci sono problemi legati alla psicopatologia che possono interferire un po' su tutti gli aspetti della psicopatologia. Porre il trattamento come una priorità, l'isolamento sociale e la difficoltà di sviluppare, di ridurre l'importanza attribuita al peso e alla forma del corpo, e quindi la focalizzazione maggiore sul proprio corpo. Gli effetti dell'isolamento sul comportamento alimentare, sia sulla restrizione dietetica, sia sugli episodi di abbuffate, la difficoltà a fare esercizio fisico, che può innescare un aumento della paura di ingrassare, l'uso eccessivo dei social network, i confronti con le immagini di varie persone, eccetera, eccetera. Però ecco, devo anche dire, questo lo abbiamo scritto, poi concludo perché non voglio parlare troppo, che l'abbiamo scritto anche in un articolo che stiamo pubblicando con dei colleghi inglesi di Oxford, dell'Università di Yale. Questi problemi li possiamo trasformare in opportunità, l'opportunità di fare una terapia a distanza, con degli svantaggi, ma anche tutta una serie di vantaggi, e poi anche possiamo trasformare i problemi legati alla motivazione, all'impegno, cioè avere più tempo per dedicare alla terapia, minore pressione sul corpo sociale, e quindi si può lavorare meglio anche sull'immagine corporea, sull'accettazione, l'opportunità di provare un'alimentazione più flessibile a casa o di interrompere l'attività fisica, quindi la possibilità, tramite la terapia a distanza, di magari fare più sedute rispetto a una terapia faccia a faccia. Il fatto, lo sai bene Rosita, nella terapia cognitivo-comportamentale noi diamo molta importanza a quello che fa il paziente al di fuori delle sedute, quindi questa è una terapia che non
in cui va fuori dal contesto del luogo del terapeuta, quindi questo può, se la paziente ce la fa, può aumentare la sua autoefficacia. Quindi molti problemi, però di quello che dico sempre anche ai miei pazienti e ai miei colleghi, cerchiamo di trasformare questi problemi anche in opportunità. E dei vincoli in risorse. Sì, questo è un po' il messaggio che do sia ai pazienti sia ai miei collaboratori, ai colleghi e alle persone a cui faccio la supervisione. Insomma. Ok, grazie. Passo la parola alla dottoressa Calucci. Sì, buongiorno e grazie insomma dell'invito a questa intervista. Quindi ecco, rispondendo un po', comunque ampliando un po' quello che anche il dottor Dallegrave stava dicendo, devo dire che tra gli aspetti problematici che vediamo in questo momento, è chiaro che siamo in una situazione molto complicata appunto per tutti, per i pazienti in particolar modo. Tanti pazienti in questo momento hanno accettato anche la possibilità di fare degli incontri online, quindi questo chiaramente facilita e favorisce il lavoro, perché hanno avuto la possibilità, per chi ce l'ha avuta, soprattutto dal punto di vista ambulatoriale, di non interrompere la terapia. Questo sarebbe stato un problema ben più grave, dover interrompere per lunghi periodi la terapia. Quindi i pazienti, quasi tutti, hanno accettato la possibilità degli incontri online, e devo dire che questo, per quanto insomma le difficoltà che il dottor Dallegrave ricordava, ha permesso ai pazienti di portare avanti il loro percorso. Tra i problemi che si possono incontrare, è chiaro che quelli legati all'isolamento sociale, difficoltà di fare movimento, l'alimentazione, sono tutti problemi. Un'altra cosa, un altro aspetto che dobbiamo considerare proprio nell'ottica del lavoro che stiamo facendo, è che la terapia, per quanto appunto non si sia interrotta, quindi dà la possibilità di portare avanti il lavoro terapeutico, dall'altra parte è un po' sospesa, perché alcuni aspetti del problema alimentare non possono essere affrontati in questo momento. Quindi questo rappresenta un aspetto non tanto del problema alimentare, ma soprattutto del trattamento di questi problemi, e quindi in qualche modo i pazienti devono anche essere consapevoli che stanno vivendo una situazione in cui alcuni elementi possono essere affrontati in modo diverso, quindi sono anche delle opportunità, però alcuni aspetti verranno poi gestiti in una seconda fase, cioè nel momento in cui la terapia, la vita riprenderà, e quindi anche la terapia riprenderà in maniera diversa, insomma riprenderà con una terapia di persona. Ecco, questo si lega un po' alla difficoltà a volte di affrontare alcune tematiche nell'ambito dell'intervento terapeutico. Poi per il resto, ecco, penso che per certi versi la minor pressione di alcune, per esempio che alcuni soggetti possono avere dal lavoro piuttosto che dalla scuola, in qualche modo possa favorire una disponibilità a seguire la terapia, una disponibilità anche ad affrontare alcune problematiche di natura psicologica che in contesti in cui la pressione e lo stress è più alto sono più difficili da affrontare. E con questo, insomma, passo la parola. Ok. Grazie, quindi mi sembra di capire che, ecco, al di là di quelli che sono appunto degli adeguamenti nel fornire lo stesso trattamento, al di là appunto dei limiti che ci sono nel farlo, comunque quello che risulta fondamentale in questo momento è garantire comunque una continuità delle cure. Questo assolutamente una continuità in un contesto che è chiaro sia per il terapeuta che per il paziente, che è un contesto diverso, che è un contesto temporaneo e che comunque permette di non abbandonare il lavoro che il paziente sta facendo. Grazie. Passo la parola alla dottoressa Bertelli. Grazie mille.
Come dire, io partirei dai problemi del terapeuta, no? Perché se i colleghi precedenti hanno già parlato di caratteristiche peculiari di questo momento che toccano ciascuno di noi e toccano anche inevitabilmente i nostri pazienti. Allora, se il problema è quali sono i problemi peculiari per noi che ci occupiamo di disturbi alimentari, io credo che si debba parlare anche del contesto dove si lavora. Credo che sia fondamentale sempre, ma in questo momento di difficoltà, credo che tutto sia un aspetto importante. Vi dico due cose della mia realtà: io sto lavorando in un ospedale Covid, per cui potete immaginare la vivacità di questo periodo, e per cui noi ci siamo trovati a dovere distanziare i pazienti necessariamente, per cui a limitare gli accessi diretti quasi a zero. Dico quasi a zero perché poi credo che non sia possibile con tutti, con i nostri pazienti in maniera indiscriminata passare da remoto, per cui la maggior parte della nostra attività è da remoto e i pazienti l'accettano molto, in maniera, devo dire, molto, molto compliante, e condivido appieno anche la positività di questo momento per tante persone che non hanno a disposizione il tempo, soprattutto non hanno mai tempo, adesso ce l'hanno, perché magari possono convertirlo nella cura. No? Però tornando alle problematiche, invece, cosa facciamo dei pazienti più gravi, che sono quelli che sono più vulnerabili, sono quelli che lo stesso devono essere protetti anche dall'aspetto virale, per cui cerchiamo di tenere distanziati con la coscia del terapeuta di come facciamo a modulare questo distanziamento. Allora, la nostra attività qui è triplicata, nel senso che forse anche per gestire, discutevo prima con i miei colleghi pensando a questa domanda, forse anche per gestire la nostra ansia di quanto li lasciamo andare, quanto stiamo lontano da loro e quanto in un momento di così estrema difficoltà è invece necessario stare loro più vicino. Per cui tantissima attività da remoto e la incapacità o perlomeno la diminuzione di un monitoraggio medico, che per noi invece è molto importante considerando la gravità dei pazienti. Abbiamo 3 ricoveri in urgenza e una paziente in rianimazione in questo momento. Questo per dire che allentiamo la parte medica, che va da un banale esame del sangue, abbiamo avuto un arresto cardiaco, non abbiamo più monitorato i potassi, che è una cosa molto puntiforme, però noi sappiamo quanto sia delicata per i nostri pazienti, a quanto i pazienti non reggono più, e prima il dottor Delegale parla più della psichiatria in generale, quanto non reggono l'isolamento, quanto non reggono il trovarsi con scarsi supporti, e quindi i ricoveri dei pazienti con disturbi alimentari in ambito psichiatrico d'acuzie è aumentato, nel senso che in questo momento noi abbiamo 3 pazienti ricoverati, che sono tante per il nostro setting, perché noi sappiamo come il contesto di cura non sia quello di acuzie della psichiatria, no? Però siamo costretti a ricoverarli, anche perché, appunto, come già dicevano i colleghi prima, a valle poi le comunità riabilitative sono per la maggior parte chiuse. Per cui, appunto, lavorando sui pazienti gravi, credo che questa sia la problematica più grossa: non stare vicino ai nostri pazienti, gestire le nostre ansie e tollerare anche la perdita di controllo, di vicinanza dei monitoraggi, perché a volte i monitoraggi ci mettono anche nella condizione di poter dire al paziente: io lascio il paziente a casa propria, lo lascio nelle mani o nella buona psicoterapia, però devo essere sicuro che il paziente sia protetto dal punto di vista psichico e fisico. E questo, questa parte di protezione in questo momento è inevitabilmente più lassa. Ok, quindi centrale la riflessione sul ruolo del curante, le difficoltà che ha il curante in questo momento in un contesto di cura come può essere quello ospedaliero, quindi dove il livello di gravità del paziente è importante. Grazie. Passo la parola alla dottoressa Lertola. Sì, grazie per avermi invitato in questa sede. Io non mi occupo specificamente di disturbi del comportamento alimentare, ma più in generale mi occupo dei pazienti che necessitano di una terapia dietologica. Allora, quello che ho visto, che secondo me si può pensare in tutti i campi, al di là di quello che è un discorso di, purtroppo, di normalità in questo periodo, che è legata alla paura, all'incertezza, al non sapere una data, dare una data di fine a tutto questo,
è proprio la ricerca da parte non solo dei pazienti, ma direi quasi anche un po' nostra, mi rifaccio un po' anche al discorso della dottoressa Bertelli, è anche un po' un problema nostro, no? Cioè, quella che è la relazione col paziente deve essere qualcosa che in qualche modo va rivisto. E devo dire che i videoconsulti aiutano tantissimo e ci danno anche una dimensione diversa di quello che può essere l'accompagnamento del paziente. Io normalmente seguo molto i pazienti in tutto, da quello che è proprio il banalmente, se volete, o per quanto riguarda proprio il mio ruolo di dietologa, quindi del dare la dieta corretta, partendo da tutto quello che è un discorso ovviamente chimico-clinico relativo al paziente, ma anche relativo un po' alla sua emotività. Sono abituata ad accompagnare i pazienti, non a vederli solo ogni tanto, ma comunque a seguirli nel tempo. Vedo che questo adesso si acuisce, naturalmente, perché c'è il fatto del dire quando potremo rivederci. E diventa più pressante nel momento in cui chiaramente ti senti solo davanti al cibo. È vero che sei in un contesto magari familiare, ma non è detto che questo sia favorevole, indipendentemente da un disturbo del comportamento alimentare, questo può essere da un lato il mi ritrovo insieme, dall'altro lato il vorrei essere quasi solo perché forse mi gestirei meglio. Allora, in questa situazione è chiaro che la possibilità di parlarsi, che non è solo la telefonata, cosa che io faccio abitualmente con i miei pazienti, ma è proprio perché magari ci può essere un'esigenza anche solo di un chiarimento nella dieta, ma il fatto di un accompagnamento anche guardandosi in un contesto che è proprio quello familiare, che ripeto va gestito molto bene, quindi mette alla prova anche me e penso come me anche tanti colleghi, perché è proprio un relazionarsi nell'ambiente. Ambiente che è fatto di una casa, più delle volte, ma è fatto anche eventualmente di una famiglia. Per cui penso che su questo ci sia un po' da approfondire e da abituarsi a una gestione. Quindi penso che di fatto il problema sia questo, più tutto il resto ovviamente. Bene, grazie. Passiamo la parola alla dottoressa Ramponi. Buongiorno a tutti, anche io vi ringrazio per l'invito e concordo con tutte le problematiche che sono già state evidenziate e mi calo anche io un pochettino nella mia realtà. E, appunto, lavorando al CIP si lavora sulla collaborazione, sulla cooperazione con il paziente anche nella scelta alimentare, ovvero il paziente che decide che cosa consumare in collaborazione appunto con il professionista. E nell'ultimo periodo, appunto a causa dell'emergenza, la scelta che ci forniscono le aziende di ristorazione a cui ci appoggiamo si è ridotta e quindi, pur mantenendo la garanzia della scelta nei pazienti, i pazienti hanno a disposizione meno alimenti tra cui scegliere. E questo appunto una delle problematiche che ho riscontrato e che ha influito sul lavoro. Ok, bene, grazie. Passiamo alla seconda domanda. Allora, la seconda domanda parte da questa riflessione. Noi sappiamo che i pazienti con disturbi dell'alimentazione spesso mostrano scarsa adesione alle cure. Quindi quello che vi chiedo è se avete notato in questo periodo degli effetti dell'emergenza attuale sulla motivazione al trattamento da parte dei vostri pazienti. La parola al dottor Dallegrave. Un attimo, non la sentivamo. Imbranato. Allora, no, ti devo dire, no, è una domanda fatta così, non mi piace, perché okay. Nel senso, etichetti i pazienti, no? Cioè dicendo, hanno una scarsa adesione alle cure. Sono spesso, molto spesso, ambivalenti, perché hanno una psicopatologia egosintonica, quindi hanno difficoltà
ad affrontare un percorso orientato al cambiamento, ma in realtà, cioè, noi sappiamo bene che abbiamo moltissimi pazienti che non solo hanno scarsa adesione, ma hanno molta adesione, anzi, cioè sono, quindi questo è giusto dirlo, perché altrimenti si crea una specie di etichetta al paziente che poi dà origine poi a dei bias, a dei pregiudizi nei confronti dei pazienti. Poi ecco, in realtà questa è una situazione che può portare a una diminuzione della motivazione oppure del ruolo attivo nel cercare di affrontare il problema, ma anche, come dicevo, io ho anche pazienti che in realtà, grazie proprio a questa situazione, si sono resi conto di avere un problema e di quello che comporta, e si sono responsabilizzati maggiormente nel trattamento. E quindi è difficile generalizzare, insomma, questo un po' è chiaro che la natura egosintonica della psicopatologia del disturbo dell'alimentazione fa sì che per il paziente sia difficile affrontare un trattamento, ed è per quello che è importante, soprattutto in questi momenti, che il paziente abbia la possibilità di avere accesso alle cure o comunque un supporto che l'aiuta a mantenere e, io devo dire, anche a ravvivare la motivazione. È chiaro che noi, mi ricollego anche a quello che ha detto la dottoressa Bertelli, che condivido, uno dei problemi grossi che abbiamo è soprattutto con le pazienti gravi, e il disturbo dell'alimentazione purtroppo si associa anche a gravi rischi fisici, e noi abbiamo pazienti che hanno difficoltà ad avere accesso alla valutazione medica internistica, e soprattutto quello che io vedo adesso, i pazienti che mi preoccupano di più non sono tanto gli adolescenti che vivono a casa o che hanno la breve durata del disturbo, che comunque hanno la famiglia, hanno il supporto, poi parleremo delle difficoltà, ma io ho tante pazienti che hanno una storia, sono adulte, hanno una lunga storia di disturbo dell'alimentazione, sono sole, sono in uno stato di malnutrizione acuta, hanno paura, cioè hanno sia paura di stare male, non hanno supporto medico e hanno una psicopatologia molto grave e non hanno accesso ai trattamenti ospedalieri, perché, come diceva Sara, non è che il posto migliore è andare in un reparto acuto per i disturbi alimentari. Io adesso a Villa Garda riprenderemo i ricoveri forse fra un mese, i nuovi accessi, però ho in lista d'attesa pazienti estremamente gravi e sono parecchio preoccupato, ecco, questo un po' quindi è chiaro poi che stamattina facevamo la riunione di reparto a Villa Garda, adesso abbiamo 23 pazienti comunque ricoverati, un collega psicologo che ha molta esperienza, gli chiedevo come stanno andando, perché si è creata una situazione un po' paradossale per Villa Garda, che è contro l'approccio teorico che abbiamo. Villa Garda è stato costruito come reparto aperto, no? Per permettere al paziente di esporsi agli stimoli ambientali e responsabilizzarsi. Adesso il Covid ha portato ad avere un reparto chiuso, cioè non hanno permessi di uscita, oppure possono andare solo in giardino, non hanno visite. E allora chiedevo se questo cambiamento radicale nell'approccio ha influenzato l'adesione del paziente. Il collega psicologo mi diceva, che ha molta esperienza, che quelli che erano ingaggiati sono ancora più ingaggiati attivamente. Quelli che avevano problemi vanno peggio, per cui questo un po'... Quindi non possiamo generalizzare, ma è la psicopatologia, quando è grave, in una situazione di crisi si accentua, insomma. Mentre quando non è così grave, il paziente è attivo, magari questo lo prende come opportunità. La sfida nostra è riuscire ad aiutare queste persone che sono in una situazione di acuzie, e non è facile, insomma.
Bene, grazie. Dottoressa Calugi? Sì, beh, io aggiungo soltanto una cosa. Chiaramente io ho una prospettiva diversa, nel senso che io mi occupo di terapia ambulatoriale, quindi vedo pazienti sicuramente meno gravi, però devo dire che rispetto al concetto della motivazione, insomma, di cui abbiamo parlato, e la domanda era questa, quello che chiaramente questi sono pazienti che hanno difficoltà a chiedere aiuto in generale, hanno difficoltà anche a riconoscere certe volte che quello che stanno vivendo è il risultato di un problema piuttosto che una scelta personale, quindi è chiaro che questo è un momento particolare. Oltre ai pazienti che sono già in trattamento e che magari hanno avuto la possibilità di continuare il percorso e con vari livelli di motivazione che possono essere accentuati sia in positivo che in negativo da questa situazione, devo dire che quello che si osserva, insomma, rispetto invece ai nuovi, ai pazienti che non sono arrivati al trattamento ma che magari hanno la necessità di farsi aiutare, e questo sembra un po' un tempo sospeso anche per loro, nel senso che pazienti particolarmente gravi arrivano e necessitano di un aiuto, ma magari è più la necessità di un aiuto, di un intervento ospedaliero piuttosto che di un intervento ambulatoriale. I pazienti ambulatoriali vivono invece questo tempo sospeso. Io ho parlato magari con alcuni genitori, alcuni parenti, familiari, di persone che hanno un problema alimentare e che magari vivono la situazione di difficoltà, anche se non estrema, ma che continuano in qualche modo a vivere questa fase come un limbo, nell'attesa che la situazione cambi, perché magari l'approccio diretto, immediato a un percorso online, perché ora questo si può, un percorso da remoto, lo percepiscono come poco adatto, difficile per la fase dell'ingaggio del paziente. Ecco, questo è un punto che io trovo particolarmente difficile, quindi chiaramente questi sono pazienti non estremamente gravi che però avrebbero necessità di farsi aiutare in un contesto diverso da questo, probabilmente avrebbero già accettato perlomeno di fare una visita di valutazione. In questo momento rimangono sospesi in questo limbo e magari sono pazienti che più avanti nel tempo avranno molto più bisogno, forse avranno peggiorato la loro psicopatologia. Sì, sono contento che hai detto. Non la sentiamo, ecco. Detto, Simona, che hai introdotto questo aspetto di cui non avevamo parlato, sono i nuovi pazienti, no? I nuovi pazienti, cioè quelli acuti arrivano. Io ho telefonate di pazienti disperati, genitori, eccetera. Ma un nuovo paziente che ha una psicopatologia di media gravità, lieve gravità, tende a non iniziare una cura. E questo può essere un problema perché sappiamo che i disturbi dell'alimentazione hanno una psicopatologia evolvente, per cui magari poi li ritroveremo fra un anno con una situazione di estrema gravità. Questo è un dato che dobbiamo tenere in considerazione. Sì, esatto, vivono questo tempo sospeso nell'attesa di una cura. Sì, questo può succedere. Mi muto subito. Grazie. Dottoressa Bertelli? Allora, io mi viene da dividere un pochino in due ambiti, in maniera un pochino grossolana, nonostante ci siano gli scienziati qui, lo faccio in maniera un pochino grossolana, tra la puzza e la cronicità, in qualche modo, no? Come asse di lettura. Per cui, sulla motivazione delle pazienti, che non sono nuove viste, ma sono pazienti già in carico da X tempo, che hanno però una durata di malattia più breve e quindi, tra virgolette, possono essere considerate acute e sono prevalentemente delle ragazze giovani, io credo che la motivazione paradossalmente sia aumentata in questo momento, come a proposito del tempo sospeso, come il fatto di avere un tempo sospeso da quello che è la vita al di fuori, in qualche modo, se siamo fortunate, se riusciamo a portarle verso un tempo di cura, proprio dal tempo sospeso al tempo di cura, in qualche modo, vivendo in un contesto ambulatoriale prevalentemente, io per cui ho ragazze che sono iperperformanti, che vanno a scuola, che fanno l'università, che sono mega manager, per cui sono tutte ingaggiate sul lavoro, no? Però questo tempo sospeso dall'esterno in qualche modo ci sta aiutando a
portarle verso un contesto di cura, verso l'accettazione e la scelta di dedicare del tempo a se stessi ad affrontare questa psicopatologia così dura e a portarle verso sul discorso appunto dell'ambivalenza delle cure, di portarsi verso la cura piuttosto che verso l'allontanamento dalla cura. Per cui su questa tipologia di pazienti paradossalmente l'effetto di questo periodo terribile è favorevole, come anche per le ragazze giovani che hanno i genitori non in casa, perché sono genitori che lavorano, in questo momento si trovano i genitori a domicilio che possono essere nelle fasi acute, soprattutto dei problemi restrittivi, di ausilio nella gestione dei pasti, di ausilio nella non solitudine dei ragazzi a domicilio. Per cui anche su questa fetta di pazienti può essere d'aiuto. Invece poi c'è quella parte che banalizziamo del concetto di cronicità, che sono quelle a cui accennava prima il dottor Dalla Grave, tutto questo deserto di solitudine, di abbandono della psicopatologia che nel corso degli anni in qualche modo va a impattare in maniera importante sulle relazioni interpersonali e quindi su un quadro di solitudine. Queste ragazze che poi sono state donne, giovani donne, ma anche non più giovani donne, in questo periodo credo che siano estremamente in difficoltà, non solo per l'età che ovviamente non protegge, l'invecchiare non protegge, ma anche proprio perché per il tratto di personalità che loro hanno tendono a svincolarsi, tendono a isolarsi ancora di più. Noi per esempio facciamo tantissimo telelavoro, non riusciamo a farlo con loro, con le pazienti più gravi non si riesce, quindi tratti persecutori, il video no, la chiamata no, ho la casa piccola, mi ascoltano i vicini, le pareti sono sottili, non vivo da sola, per cui ci sono delle donne che vivono magari con genitori anziani che non hanno il contesto proprio abitativo di più stanze per poter, perlomeno questo è quello che raccontano, che magari questa è una scusa, non lo sappiamo, ma fatto sta che non lasciano accedere alla vicinanza, no? Ancora di più, che sono quelle pazienti per cui noi facciamo tanto un monitoraggio medico. La distanza nel corso degli anni dai pazienti più gravi è stato quello di lasciare che loro venissero a noi, che potessero fruire di un monitoraggio, fruire di una terapia, non certo in termini psicoterapici, ma di un supporto, un accompagnamento medico-psicologico, assolutamente sì, e questo è perso. Allora abbiamo tante persone che sono a casa, al domicilio, che ci preoccupano molto e che non rispondono manco più al telefono, nel senso che non ci rispondono più. È raro, nel senso che rispetto alla moltitudine dei pazienti è un sottoinsieme, però è un sottoinsieme che ci preoccupa molto, che non si può in qualche modo non considerare. L'altro aspetto è quello delle nuove visite. No? In una prima fase noi abbiamo pensato blocchiamo le prime visite, non so perché, a caso c'è tutto sto shock e abbiamo detto blocchiamo tutto. In realtà dopo 15 giorni, passato lo shock iniziale, abbiamo riaperto tutto, no? Compreso i primi ingressi, compreso le prime visite, abbiamo visto, abbiamo 3-4 mesi di lista d'attesa, per cui stiamo, eliminando la lista d'attesa, stiamo piano piano facendo le prime visite. E la fatica iniziale alla prima vista da remoto non è stata semplicissima. Però piano piano, adesso a distanza di un mese dalle prime visite da remoto, ci siamo abituati anche. Anche l'utente si è abituato alle prime visite da remoto, compreso nel nostro modello le prime viste sono tutta la famiglia, non i fratelli, insomma, la ragazza e i genitori, compreso fare una riunione allargata, compreso, e questo è uno dei lati positivi, riuscire ad avere la ragazza a Milano che studia all'università, i genitori a Trento e siamo tutti insieme su Zoom. Allora, questa è una cosa strana, no? Non c'è mai stata, non l'aveva mai fatta, non l'aveva mai sperimentata. No? Per cui abbiamo genitori di tutta Italia con le universitarie a Milano e in qualche modo questo contesto come il nostro di questo momento ci consente di stare insieme e ci consente di lavorare sull'ingaggio. Ovviamente è un mese che sono aperte le prime visite, cui siamo alla fase zero e tante ragazze sperano che si aprano i confini e di tornare a casa loro, per cui non lo so come andrà avanti, no? Però questa è l'osservazione del primo mese. Ok, grazie. Dottoressa Lertola? Hai detto una cosa che mi interessa, Sara, perché stavo pensando, sì, non so cosa ne pensi anche tu, scusa se divago un po', perché se no facciamo un po' più interattiva, ma perché adesso questa terapia a distanza, secondo me, influenzerà anche la terapia dopo. Per esempio, quello che hai detto tu dei genitori, uno che è a Trento, cioè, cosa facevamo? Devono venire da Trento, non vengono perché hanno lavoro. Adesso probabilmente mi veniva in mente le due sedute alla settimana che facciamo noi nella terapia cognitivo-comportamentale. Una la facciamo magari faccia a faccia, una la faremo
a distanza, per cui vedrete che sono quasi sicuro che cambieremo anche un po' la modalità di fare terapia in futuro. Ma noi anche, io dico Trento perché avevamo fatto un esempio a caso, è stato un caso reale dove la ragazza si faceva vedere le montagne, diceva sotto, noi eravamo qua in questo Milano Sud periferia, lei ci faceva vedere le montagne, no? Per cui dà proprio una vicinanza, una buona vicinanza nel nostro contesto di utenza, dove sono tantissime universitarie. Per cui non è il caso singolo, la maggior parte dei nostri utenti sono universitari con genitori sparpagliati per tutta Italia, no? Per cui credo e spero anche che si possa proseguire, insomma, che si possa trovare del positivo anche, no? O dello sperimentare dei nuovi modelli considerato la situazione in cui ci troviamo. Prego. Sì, io sono molto d'accordo con tutto questo e mi ritrovo sia su quello che è il tema del tempo sospeso, sia su questo anche nostro riprogrammare la mente, ma anche noi curanti proprio, perché la difficoltà è proprio di tutti, almeno la mia lo è sicuramente, perché nell'essere medico è difficile relazionarsi poi con qualcuno che comunque con cui non che banalmente non riesce a visitare, no? Il fatto della scarsa adesione alla cura, anch'io sono d'accordo sul fatto che non è detto. Vi racconto un fatto che mi è capitato, ma moltiplicato per 4 pazienti che ho in cura in questo periodo, tra i tanti, e sono dei grandi obesi. Adulti, grandi obesi chiaramente che hanno qualche problema nel gestire ovviamente, no? Il loro modo di mangiare, alcuni abbuffano anche. Ecco, trovo che la motivazione rispetto alla salute è molto più forte in questo momento. Cioè sono persone che di fronte al rischio infarto, ictus, tumori, bah sì, ma ci sono e sono comunque chi lo sa quando, no? Sì, lo faccio, ma in fondo non sono poi così motivato. Caspita, la paura invece di finire in una rianimazione dove magari hanno... Chiaramente, no? L'obesità è un grosso problema, no? È una patologia anche infiammatoria, per cui c'è questa consapevolezza maggiore del pericolo rispetto a quello che è un pericolo oggettivo che queste persone hanno avuto finora. Per cui in realtà c'è una maggiore adesione alla cura. In realtà sono quelli che, monitorati sempre o in videoconsulto o col telefono, veramente stanno seguendo molto meglio. È molto meglio di prima. Come invece altra situazione invece opposta, io noto questo sempre in persone non particolarmente giovani, comunque adulti, magari giovani ma adulti, c'è la paura dell'infettare il vecchio, quindi il nonno piuttosto che il genitore anziano, e questo sposta proprio la cura verso di sé, no? I propri bisogni vengono accantonati, il che vuol dire poi andare molto spesso necessariamente a mangiare di più, perché c'è un riconoscere il proprio bisogno e quasi un prendere energia dal cibo per poter aiutare gli altri. Quindi c'è proprio uno spostamento di quello che è la propria attenzione sugli altri e quindi una scarsa adesione ovviamente alla terapia dietologica. Quindi queste due cose sono quelle che io in questo momento ho notato, un po', se vogliamo, una completamente diversa, che è quella legata all'obesità, quindi a questa paura di ammalare che fino al giorno prima c'era molto meno. E lo spostare, come dire, i propri bisogni su quelli degli altri, vedendo solo quelli degli altri, questo invece lo noto spessissimo nella mia pratica clinica, e, però adesso è sicuramente più importante, sicuramente lo vedo molto di più. Sì, se posso permettermi, sono contento che hai introdotto il tema dell'obesità, perché non avevamo, perché ricordiamoci anche che molti pazienti con obesità hanno un disturbo dell'alimentazione, un disturbo da binge eating, pazienti con bulimia, con obesità o con altri disturbi dell'alimentazione, e questa comorbidità, oltre a ostacolare il trattamento dei disturbi dell'alimentazione, è un fatto di grosso rischio. Adesso stanno uscendo articoli uno dietro l'altro, l'aumento di qualità di terapia intensiva, pazienti con obesità. È chiaro che può
possono aumentare la motivazione, ma può aumentare anche la perdita di controllo nei confronti dell'alimentazione, perché l'ansia comunque... Io, ecco, se posso dirti, per i giovani, a Villa Garda mi fanno tribulare, perché loro, cioè, bisogna stargli dietro per mettere le mascherine, per mettere i guanti, per pulire le mani, perché sembra proprio che loro della paura di stare... Mentre le pazienti più anziane sono molto attente, si distanziano, abbiamo 5-6 adolescenti che ci fanno tribulare, no? Sembra che loro della paura dell'infezione, cioè, proprio, no? Guarda, non so se l'ho specificato. Non vivono con gli anziani, ecco. Devono proteggerlo. No, in pazienti più che adulti, in particolare, guarda, ho avuto una paziente che mi ha proprio, una delle prime che ho rimandato, tra l'altro molto, molto puntuale nel venire in terapia, ed è una paziente non di Milano, emiliana, quindi insomma deve programmarsi anche per motivi di lavoro, eccetera. E lei si è tappata in casa e ha cominciato a fare la dieta perfettamente, no? Perché ha veramente messo la motivazione del oddio, se finisco in terapia intensiva, no, terapia intensiva obesità, terapia intensiva uguale morte, per lei è stato proprio un assoluto. E quindi, e mi ha stupito questa cosa, perché con lei, e essendo una persona tra l'altro con una scolarità molto elevata, con una piena coscienza dei suoi problemi, voglio dire, avevamo già parlato in passato delle altre patologie, come dire, che si rischiava, ma questa del finire in terapia intensiva e del morire in maniera assoluta è stata veramente una grossa spinta per lei, per cui, però sicuramente è una signora sui 50 anni, quindi veniamo nello stesso discorso. Bene, dottoressa Ramponi. Io sarò breve perché credo che i concetti siano già emersi. Avendo comunque mantenuto la continuità di cura al CIP, anche ho notato che il contesto non ha influenzato negativamente la motivazione e che anzi appunto le pazienti che erano prima ingaggiate lo sono tuttora, nonostante le maggiori difficoltà e i maggiori problemi. Anche perché appunto anche le pazienti, in modo particolare le adolescenti, vivono meno la paura dell'infezione e del contagio rispetto alle pazienti adulte. Ok, grazie. Beh, ci avviamo verso la conclusione, quindi andiamo all'ultima domanda. Allora, consideriamo che rimanere a casa per i pazienti adolescenti vuol dire maggiore condivisione di spazi e maggiore condivisione di tempo con i propri genitori. Quindi ci chiediamo se si accentuano le difficoltà gestionali rispetto alle problematiche alimentari, si accentuano le difficoltà relazionali. La parola sì, è una domanda perché 10 giorni fa ho pubblicato un articolo su un sito americano, Psychology Today, no? su disturbi dell'alimentazione e Covid, e ho messo questa cosa qui nel sito, cioè nel senso che possono aumentare le difficoltà interpersonali nelle relazioni, l'emotività espressa e cose del genere. E ho avuto un'email di un genitore americano che mi ha criticato tantissimo perché, sì, dicendo che è il solito pregiudizio che abbiamo nei confronti dei genitori, che invece i genitori sono delle risorse e che è ora di finirla di parlare del genitore che crea problemi. Allora ho dovuto un po' spiegargli che cosa intendevo, no? Nel senso, sì, è vero, però anche come diceva la dottoressa Bertelli, in realtà gli adolescenti possono essere anche aiutati molto in questo senso dai genitori nel fare i pasti in famiglia, nell'essere aiutati ad applicare alcune procedure del programma.
è chiaro che in una situazione come questa c'è anche una maggiore opportunità di coinvolgere i genitori nelle sedute, diciamo, a distanza. Io ne ho fatte parecchie nelle ultime settimane, qui magari vedo prima il genitore, tu sai che nella terapia cognitivo-comportamentale prima coinvolgiamo il paziente anche nel decidere assieme che tipo di aiuto possono avere dai genitori e poi coinvolgiamo i genitori e facciamo poi le sedute assieme, e devo dire che abbiamo più possibilità anche di vedere, di coinvolgere attivamente i genitori nell'aiutare la figlia o il figlio ad affrontare il problema, oppure nel discutere alcuni ostacoli che possono emergere da una convivenza prolungata. E devo anche dire che, ne parlavo stamattina alla riunione di gruppo che abbiamo fatto a Villa Garda, che se fosse successo a me una cosa del genere quando ero un adolescente, l'avrei vissuta in modo drammatico, perché io incontravo gli amici fuori, o al bar, o in piazza, eccetera. Qui adesso io vedo che molti adolescenti in realtà non vivono malissimo questa situazione, perché comunque chattano, si vedono sui social network, quindi vivono anche meglio questa situazione. E tutto sommato, a volte sono più i genitori ad essere in crisi, ecco, da questo punto di vista. Quindi c'è anche questo aspetto. Però come è un po' il leitmotiv con cui ho iniziato un po' con la prima domanda. Sì, è vero, possono aumentare le emozioni negative, l'ipercontrollo, i commenti negativi, un'emotività espressa negativa, però possiamo anche utilizzare questa situazione anche per trasformare questi problemi in opportunità, aiutare i genitori a essere più caldi, meno critici, e anche a lavorare collaborativamente per aiutarli a fare i pasti. Hanno più possibilità di fare i pasti anche assieme, e questo per gli adolescenti è un grande vantaggio. Grazie. Dottoressa Calucci? Sì, beh, insomma, ecco, questi i punti che ha toccato il dottor Dallegrave mi sembrano, insomma, quelli rilevanti rispetto a questa situazione. Devo dire che effettivamente io ho riscontrato molti genitori che sono proprio preoccupati del fatto che i figli non hanno grande preoccupazione in questa situazione. Cioè, i genitori dicono: ma come mai mio figlio non è preoccupato? Come mai non sta male? Come mai non dice che sta vivendo male questa situazione? Perché fanno una rete sociale già costruita sui social media o comunque in generale, diciamo, sempre su internet, che permette a loro, e questo gli adolescenti tutti lo dicono, permette a loro di rimanere in contatto costantemente. Quindi sì, sono con la famiglia, hanno più contatto con i genitori, ma di fatto si continuano a ritagliare i loro spazi, che non sono di condivisione fisica, ma sono di condivisione comunque con i loro coetanei. E il genitore, ecco, tutto sommato, una volta che ha delle indicazioni, ha più tempo per gestire anche le problematiche relazionali o comunque anche gli aspetti pratici del problema alimentare, tutto sommato, ecco, è sempre in questa fase anche molto più disponibile. Quindi, insomma, tutto sommato non è poi un problema che non si possa affrontare o che in alcuni casi non si possa far trasformare in una situazione positiva per il paziente. Grazie, dottoressa Bertelli. Ok. Allora, io ho due cose. Condivido appieno l'attenzione sui genitori nel contesto domestico, perché sono quelli assolutamente più affaticati per tanti motivi, sia perché sono la generazione di mezzo, qui hanno veramente una grossa preoccupazione verso i loro genitori quando ci sono, sia perché si trovano al domicilio con due aspetti importanti: una ragazza che non sta bene, parliamo dei nostri genitori ovviamente, una ragazza che non sta bene con tutto un tema del controllo importante e molto spesso degli altri figli, per cui si devono gestire i nonni da qualche parte, la ragazza malata più i figli, e noi sappiamo la relazione tra fratelli quando c'è una problematica alimentare, che tipo di dinamiche innestino, per cui
i genitori sono veramente molto molto provati, e c'è un pezzo che è un po' un pezzo sociale in questo periodo, che anche chi non cucinava ma cucina, per cui ci sono queste mamme che cucinano tanto, poi sappiamo il tema dell'alimentazione, della cucina in famiglia con il subire comportamento alimentare, per cui ci sono queste mamme che cucinano tanto che la distrazione di tutte le persone che sono a casa, che ovviamente è un innesco ancora in più, per cui a proposito di emotività espressa, che non vuol dire colpa dei genitori, però ci sono famiglie con emotività veramente molto 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 vivace in questo periodo, ovviamente accentuata poi dalla struttura, io insisto sempre sulla struttura fisica, ma secondo me la privacy è molto importante per noi pure per le nostre ragazze, per cui in famiglia con uno spazio di condivisione obbligata, senza una stanza che sta sempre i fatti propri, ovviamente tutto ciò accentua la fatica e aumenta in maniera importante l'emotività espressa, che è presente peraltro in tutte le case, poi in tutte le case in questo periodo si vive insomma un'emotività vivace. Grazie, dottoressa Lertola. Io sono molto d'accordo sia col dottor Dallegrave che con la dottoressa Bertelli. Mi vengono in mente gli adolescenti molto in sovrappeso, se non obesi, e devo dire che ho visto situazioni contrastanti. Da un lato c'è stato un andare verso proprio il creare addirittura delle chat con amici, amiche, fare dall'aperitivo ad altro, alla fiera del mangio male, a situazioni invece, e devo dire parecchie, in cui c'è stata un prendersi un po' per mano, quasi quasi, e creare proprio delle situazioni invece dove il fatto di stare comunque a casa, essere obbligati a stare a casa, sempre secondo me però ha ragione la dottoressa Bertelli, in una situazione dove però c'è anche un po' di privacy, creare delle situazioni dove si prende un po' in mano la situazione e ci si gestisce un po' meglio. Questo probabilmente dipende anche dal periodo terapeutico. L'ho visto per esempio in una ragazza che ha preso spunto da una cosa che io ho fatto così, un po' banalmente, non sapendo anch'io come relazionarmi, da tanti pazienti che vedevo, a un certo punto mi sono trovata a chiudere gli studi e ho deciso di iniziare a preparare così, a mandare delle idee, ricette su Facebook e su Instagram e dire io cucino così ed ecco che. Beh, ho avuto poi, magari non sul web, ma come telefonato, come messaggio WhatsApp, molto più riscontro dai giovani. Devo dire, una mia paziente ha per esempio anche creato, si è tirata fuori, e questa è una ragazza che abbuffava. E adesso ha un rapporto con il cibo, l'aveva già più sereno, ma in questo suo tirarsi fuori è riuscita, pur stando a casa, a deludere probabilmente un po' l'ipercontrollo, se non dei genitori, almeno della mamma, e fare questo. Quindi, secondo me, vale quello che diceva il dottor Dallegrave all'inizio, cioè è difficile generalizzare. Secondo me non si tratta di fare in modo che questa situazione coronavirus sia necessariamente un negativo che diventa positivo, perché secondo me non sarebbe giusto, non ci darebbe la prospettiva corretta. Ma il fatto di avere delle opportunità, perché no? Chiaro che dipende moltissimo anche dai genitori, perché i genitori stessi devono uscire, a mio avviso, da quello che è un dire, beh, allora siamo qua e allora gestisco io tutto, lasciare autonomia ai figlioli magari anche di fare la spesa e di preparare anche, per esempio. Cioè può essere anche un'occasione per i giovani per preparare per la famiglia. Questo è chiaro che la mia è una visione che non è solo relativa e per lo più non è relativa ai disturbi del comportamento alimentare. Però in ragazzi sicuramente in grande sovrappeso, anche obesi, questo potrebbe essere una possibilità, secondo me. Okay. Grazie. La parola alla dottoressa Ramponi. Concordo anch'io, come hanno già anche detto, che appunto non si debba generalizzare. Però ho notato che, soprattutto per gli adolescenti,
ci sono ora maggiori difficoltà di tipo gestazionale, di gestizione delle relazioni e anche delle situazioni. Penso in particolar modo al momento del pasto, che è un momento complicato per il paziente e anche il momento successivo al pasto stesso, perché quando il paziente è in clinica si fida del curante e sa che se dovessero presentarsi delle difficoltà può rivolgersi ad un professionista con il quale può affrontare queste difficoltà che si presentano. Questo a casa risulta più complicato, però appunto può essere una possibilità che può avere anche un riscontro positivo. Bene, grazie. Concludiamo. Vi ringrazio moltissimo. Sono emersi delle riflessioni e dei contributi secondo me molto interessanti, un po' perché ciascuno di voi ha una specificità, una specifica competenza rispetto ai disturbi alimentari, o chi magari di meno, però comunque come la dottoressa Lertola ha portato comunque delle sue riflessioni, un po' perché arrivate da e arriviamo tutti da contesti di cura anche diversi, no? Quindi abbiamo in mente anche pazienti un po' diversi, ambulatoriali, ricovero e così via. Spero sia stato piacevole per voi condividere queste